fatemi, ma venite, girate, tanto poi avrete modo tutti di... Allora, la presentazione è veramente rapida. Quanti di voi hanno già visto un manichino di questo genere? Questo è un Simman 3G, quindi diciamo quanto di più avanzato, 3 su un certo numero. Diciamo, questo tipo di manichino ci aiuta a fare una simulazione che sia il più possibile reale. È ovvio che dovete, come dire, cercare di abbattere uno schermo, un filtro mentale, no? Quello che quando sarete qui a fare le esercitazioni, soprattutto le prime 2-3 cavie, in qualche modo saranno quelli che patiranno l'emozione di essere i primi, dovete però fare un minimo di concentrazione e dire ok, questo è il mio paziente, non è ovviamente un manichino. Il fatto che sia un manichino avanzato ci aiuta in questo, perché questo manichino che può, volendo, può piangere, muove gli occhi, respira, fa tutta una serie di cose, lo potete bucare, potete decomprimere un pneumotorace iperteso, possiamo fare dei prelievi, possiamo mettere dei drenaggi pleurici, volendo, non è questo ovviamente il contesto, quindi possiamo fare tutta una serie di cose che fareste anche in un essere umano, col vantaggio che mentre magari se bucate 3 volte la vena uno, quello la quarta volta comincia ad avere problemi, ecco, qui potete al limite farete dei danni e dopo dovrete ripagare fuori, cioè quello per la sede. Ai fini della nostra esercitazione, qui noi ci occupiamo di vie aeree, quindi cosa possiamo e cosa non possiamo fare su un manichino, questa è la premessa ovviamente alla simulazione. E in realtà potete fare praticamente tutto, quindi potete fare la fibroscopia flessibile dalla bocca e dal naso, potete fare una cricotilotomia, chirurgico percutaneo, potete mettere presidi sovraglottici, potete mettere ovviamente usare laringoscopi, videolaringoscopi, tubi di tutte le fattezze, tutte le misure. Quindi ai fini delle vie aeree sostanzialmente potete fare tutto. Perché è importante il manichino? Cerco di spostarmi per te. Allora, perché i suoi parametri vitali li vedrete qui, ma li fai rivedere? Iori? Sì. Perché non vedo più i parametri. Provi a cliccare sul monitor, forse... Si è spento, fate stand by. Stand by, sì. Allora, non vai? Questo. Ah, ecco. Avanzati. Allora, qui voi vedete tutto il monitor come più o meno quello che avete in sala operatoria, comprensibili di rumori, adesso dove tanto finisco di sistemare. Saturimetro è attivo, è interattivo, nel senso che se mettete la sonda al simulatore contare la traccia. Ecco, quindi lo facciamo subito, vedete saturimetro reale. Dopodiché c'è, quindi volete misurare, sentite? Al limite possiamo alzare. Possiamo alzare un pochino il volume, Iori? Qui avete tutto ciò che vi serve, non abbiamo le pressioni invasive perché non ci sono utili, ok? Se volete misurare la pressione, considerate che uno o due di noi vi farà da infermiere piuttosto che magari da quello che gira, insomma, quindi vedrete che c'è un po' di questa interazione. E lui reagisce, in questo caso comandato da un operatore che sta al di là di quel paravento, che in qualche modo, in base a quello che voi fate, fa sì che le cose vadano in un modo piuttosto che in un altro, ma ai fini vostri che sarete nella simulazione, il paziente reagisce come reagisce un paziente reale. Cioè se lo intubate nell'esofago, dopo un po' il paziente comincia a saturare, tanto per intenderci. Okay? Se non riuscite a intubarlo, il malato è stato, come avete detto, che l'avete curalizzato e addormentato, desaturerà. Ok? Se non lo ventilate adeguatamente e così via. Ok? Avete sia la pressione che anche una traccia elettrocardiografica se mettete gli elettrodi. Poi dopo abbiamo tutto qua. Qui volendo abbiamo un apparecchio, come vedete, di anestesia, per cui possiamo fare ventilazione meccanica controllata. Quindi possiamo fare sostanzialmente... Quello è solo simulata, ragazzi. È simulata. No, nel senso che volendo lo potremmo fare. Nel caso specifico è solo simulata, direte se volete attaccarlo e l'avete intubato, adesso lo attacchiamo a, ok? Domande? Intanto deve essere molto interattivo, prima di passare al caso reale. Domande specifiche sul manichino, eccetera. Può anche ascoltare il traccio, vero? Potete ascoltare, assolutamente sì. Voi siete in una sala operatoria, fate sì. Quello che fareste in sala operatoria. Ma stiamo parlando dei limiti del manichino, no, diciamo. Certo. Non lo possiamo categorizzare, però credo che sia funzionale. No, non è funzionale allo scenario che andremo a fare, ok? Quindi immaginiamo di fare, che so, un intervento di setto, per cui normalmente il catetere vescicale non lo mettiamo, o non mettiamo un CVC normalmente. Quindi alcune cose
se poi gli vengono in mente nello scenario, nello svolgimento, voglio mettere il piccolo a uno che deve fare la luce valgo, magari qualcuno di noi, diciamo che sta di con voi nello scenario, fa in modo di farvi capire, dottore è finito, non è il caso di mettere. Questo è un minimo, no? Allora, visto che più o meno il manichino è questo, quindi lo vedremo. Se adesso vi girate, vediamo un po' anche rapidamente quello che è il setting. Allora, è una sala operatoria di un ospedale iper attrezzato, considerando il clima economico forse irrealistico, ma qui avete tutto. Quindi più o meno diviso per sensibili sovragnostici, li trovate qui. Ovviamente userete quello che siete abituati a utilizzare. Abbiamo praticamente quasi tutto, quindi dovreste trovare bene o male tutto quello che vi serve. Chiaro che sulla categoria presidi extragotici, se voi siete abituati a usare solo la maschera nariz, userete quella piuttosto che il gel, piuttosto che quello che volete. Quindi li trovate qui, uno di noi poi eventualmente li. Qui troviamo gli introduttori, da questa parte, pian piano scippiamo, qui ce ne sono le varie fattezze, vari tipi, questo è il kit per l'esplorazione. Da questa parte per l'applicativo, mettiamo che lo scenario a un certo punto vada verso il cliente incubate, il cliente ventilate, quindi chi di voi è in quel momento lì e dice facciamo l'applicativo, qui c'è l'attrezzatura per l'applicativo tonico, ok? Per puntare eventualmente se volete fare più logica. Pian piano andando da questo lato, qui trovate invece materiale, diciamo basic, immaginiamo, no? Quindi laringoscopi tradizionali, tutta roba funzionante, perfettamente funzionante, quindi laringoscopi, tubi, maschere facciali, ambu, tubi di varie fattezze, qui cominciate a trovare anche qualche presidio avanzato, quindi in questo caso le retract, qui c'è la piattaforma della Stoff con la possibilità di attaccare video laringoscopio, eventualmente anche il laringoscopio flessibile. Di là ne avete un altro, cioè nel senso se chiedete video laringoscopio, di nuovo parliamo di una tecnica skill, non è che dite video laringoscopio, cioè specificato, volete il grafico, avrete il grafico, se dite uno che magari in questo momento noi non possiamo avere qui disponibile, anche quello dopo è come affrontate questa cosa. Là invece è il settore prettamente fibroscopia flessibile, se lo scenario prevede per esempio voi volete utilizzare un fibroscopio flessibile per intubare, c'è la possibilità di avere anche le canule di Berman e la maschera per fibroscopia. Ok? Più o meno chiaro? Tornerei di là in aula e cominciamo col primo scenario. Io guido se vuoi, io intanto fermo qui. Per fare. Dopo mi dici che cosa dobbiamo fare di. Non so da voi, da noi di solito ormai vengono vestiti in sala operatoria, sì, no? Sì, arrivavano sì, con le mutande, le gantiere, i reggiseni, ormai non c'è più questo pezzo di arrivare belli tranquilli, c'è polso, pressione, solo il centrale, però ce l'ha tutti, questo ce l'ha anche per i pezzi, da questa parte se ricordo bene. Cerchiamo di non farvele andare, almeno come facciamo andare voi. Dimmi da cosa parte. Partiamo da una giornata difficile imprevista, ti ricordi? No. Vabbè, c'è questo qua. No.